Un rigore nel recupero di Pinelli regala il successo al Borgaro, al Forlano nel recupero del campionato di Serie D. La squadra di Russo con questi tre punti aggancia lo Streso al penultimo posto della classifica. La prima occasione degna di nota è di Marca Ospite al 12esimo, punizione dalla tre quarti di Campagna. Bertoglio smanaccia in angolo al 14esimo, ripartenza dello Stresa e da lì riaggancia Tuveri, chissà se fuori o dentro l'area. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo e opta per la punizione dal limite. La battuta di Agnesina è angolata, ma De Marino si distende e mette in calcio d'angolo. Al 27esimo ancora un piazzato di Agnesina, questa volta da posizione più defilata. Tiro basso, De Marino non è impeccabile, ma non c'è nessuno pronto alla respinta. Torna a farsi vivo il Borgaro al 32esimo, sventola lì del buono dalla distanza. Bertoglio con la punta delle dita la mette in corner. Ripresa che comincia a ritmi più blandi. All'11esimo fiammata giallo-blu provvidenziale. In uscita valanga Bertoglio che si oppone alla disperata a De Bonis. Il neo entrato Scienza si inventa subito una grande giocata al 20esimo, palla filtrante per Frascoia, diagonale da posizione leggermente defilata, palla a lato con brividi per De Marino. Tre minuti dopo altra occasione per i Blues, angolo di Papini, palla che attraversa l'area senza che nessuno riesca a trovare spazio e tempo per la deviazione vincente. Le squadre si allungano, dalla distanza ci prova prima De Bonis per il Borgaro con palla deviata e poi Scienza per lo Stresa. Anche in questa occasione la palla viene deviata al 92esimo, l'episodio che decide il match, probabilmente chiude il discorso salvezza per lo Stresa. Palla indietro sanguinosa di Rosato che diventa un assist per Pinelli che salta Bertoglio che lo atterra. Calcio di rigore ineccepibile, espulsione invece eccessiva, ci stava il giallo. Dal dischetto si presenta lo stesso Pinelli che spiazza il subentrato Barantani firmando il gol della vittoria del Borgaro.